Salve ragazzi, bentornati in un nuovo video. Oggi finalmente proviamo velocemente tutti quei prodotti che abbiamo visto nell'unboxing dell'illuminazione, ovvero tutti i prodotti della Xiaomi relativi al campo dell'illuminazione che ho potuto prendere da Gearbest, che ho trovato al momento dell'ordine e di cui sono rimasto davvero molto soddisfatto e ormai cambieranno tutta l'illuminazione nella mia stanza. Ma prima voglio parlarvi di quello che mi ero dimenticato l'altra volta, ovvero dello speaker. È stato il prodotto che tra tutti mi ha sorpreso di più, non per qualcosa in particolare, semplicemente perché gli altri prodotti li conoscevo già bene o male. Questo qua l'ho preso proprio a caso e devo dire, Xiaomi è sempre un punto di riferimento sulla cura dei materiali, sulla cura dei dettagli, ma la qualità di questo speaker per il prezzo lo mette fuori confronto con qualsiasi altro speaker della sua fascia di prezzo e anche circa il doppio. Ma ne parliamo dopo la sigla. Questo è lo speaker della Xiaomi. Esteticamente è molto molto pulito, bellissimo. Il tasto di accensione con LED bianco che lo illumina quando è acceso. Il prodotto è rifinito perfettamente, ma quello che sorprende è la qualità sonora. Per 25 euro circa, a volte si trova in offerta anche a 18-15 euro. Il prodotto ha una resa sonora ottima, molto buona su tutto lo spettro. Mancano appena i bassi, o meglio, ci sono, ma sono un po' non molto molto dettagliate, tendono a vibrare un pochino. Però devo dire la verità, per il prezzo, tra tutti i prodotti che mi sono arrivati, quello che mi ha sorpreso di più, però quello l'ho voluto mettere come primo. Come caratteristica, poi per il resto è un normalissimo speaker Bluetooth, possibilità di alzare e abbassare il volume direttamente dallo speaker, possibilità di sapere il livello di batteria. Purtroppo parla solo in cinese e questo è un grandissimo difetto, infatti vi faccio sentire. Abbiamo capito tutti quanta batteria mi è rimasta. La batteria è da 1500 mAh e dura circa 6 ore e mezza, mi è durata più o meno di riproduzione musicale. Xiaomi ne dichiara 8, però vabbè, più o meno siamo lì. Ha un ingresso AUX per collegare qualsiasi dispositivo col cavo AUX, ha l'ingresso USB per caricarlo, ovviamente il cavo non è incluso, c'è solo lo speaker e il manuale. E l'ingresso micro SD, quindi posso inserire una micro SD e ascoltare la musica direttamente dalla micro SD. Possiede inoltre un microfono, perché è possibile rispondere alle chiamate Bluetooth, si sente molto bene la voce e tra l'altro si riesce a parlare da una buona distanza. Ma bando alle ciance, vi faccio ascoltare direttamente un brano al volo da YouTube, quindi qualità mediocre. Ok, lo tengo io così in mano, faccio partire la canzone. Alziamo il volume al massimo. Il volume è davvero molto molto alto, sto urlando. Basso un po'. Dovete sentire, il suono è davvero molto molto pulito. Però se tra l'altro una traccia presa da YouTube al volo, quindi non una traccia di qualità eccelsa, si comporta davvero bene. In definitiva non ha funzioni particolari, ma quello che lo fa davvero bene. Ottima qualità, buona resa sonora per 25 euro a prezzo pieno, non penso che abbia rivali. Io ho una marea di casse Bluetooth economiche e sotto i 40-50 euro non ha rivali, secondo me. Ovvio, salendo di prezzo con un Bose o altre fasce più alte, non regge il confronto. Soprattutto per via dei bassi un pochino calanti, dato che comunque la dimensione non è esagerata e quindi non può avere dei buoni bassi in una dimensione così ridotta, soprattutto mantenendo tutta l'altra qualità nei medi e negli alti. L'unico grosso difetto è che parla in cinese, quindi la batteria non potremo mai sapere a che livello è. Quello mi dispiace. Ho visto che si parlava di una versione internazionale, se per caso dovesse uscire vi lascio il link anche della versione internazionale, oltre della cinese, sicuramente meglio la versione internazionale, però per il resto ottimo prodotto. Veniamo ora all'intero lotto dei prodotti Lights che ho provato. Fatta eccezione per il lampadario, quello ne parlerò dopo vi spiego anche i motivi. Ripilogo al volo tutti gli oggetti che ho provato. La lampadina RGB montata su il più bel portalampade che potessi trovare, la lampada questa qua e la striscia LED che vedete qua.
La striscia LED non l'ho ancora montata attorno alla scrivania, semplicemente perché sarebbe stata impossibile dopo da far vedere in video, dato che avrei dovuto spostare tutta la scrivania, quindi ho preferito tenerla volante fino a quando non ultimavo questo video, per poi andare a sostituirla alle mie, che vi ho fatto vedere nel video della postazione. Parlando brevemente di tutto l'apparato di illuminazione della Xiaomi, sicuramente il punto di forza è il fatto che sono prodotti smart, è possibile controllarli dal cellulare tramite l'app E-Lights. Questo è il punto di forza maggiore, oltre al fatto comunque di avere una buona qualità di luce e anche essere abbastanza luminose, perlomeno la lampadina e la striscia LED. La lampada non ha quella illuminazione forte che uno si aspetterebbe, ma non voglio dilungarmi troppo con le spiegazioni su questi prodotti. Piuttosto vediamo brevemente cosa si può fare effettivamente di utile e di non utile con queste lampadine. Xiaomi propone la possibilità di creare delle scene, ovvero delle determinate condizioni in cui queste luci si devono accendere, come può essere al mattino, quindi al posto della sveglia potete far accendere le luci, o comunque in più alla sveglia. È possibile abbinarlo al fatto che voi torniate a casa, al fatto che voi usciate da casa, quindi teoricamente ben programmate con uno smartphone potreste non spegnere la luce quando uscite di casa, che si spegne automaticamente. Un esempio, l'idea di dispositivo smart c'è, funziona anche bene. Le lampadine, devo dire la verità, le ho da tanto tempo, ormai sono 4 mesi che ho queste lampadine. All'inizio avevano qualche problemino, poi per fortuna con gli aggiornamenti firmware sono migliorate tanto. Gli aggiornamenti si fanno sempre dall'app, arriva una notifichina che c'è un aggiornamento, pochissimo tempo e si aggiornano. Tutti i dispositivi della Xiaomi sono connessi alla vostra rete wifi di casa tramite l'app. Si possono controllare comodamente e cambiare colore molto facilmente. Come potete vedere cambiano colore. Ho messo il verde apposta, se notate la lampadina e la striscia LED, a parte un gioco di luci con la mia illuminazione, hanno un verde molto molto acceso, si vede bene. La lampadina ha un verde che non sembra neanche verde, è un giallo morto. Questo infatti va nel punto dove questa lampada non mi ha entusiasmato così tanto, o meglio, presa per sé è un bellissimo prodotto. Funziona bene, è fatta costruita molto bene, però costa tanto, non è paragonabile alla qualità delle altre luci, è proprio di decorazione, non di illuminazione come prodotto. Diciamo che non mi ha fatto impazzire come invece le strisce LED e le lampadine, quelle sono davvero ottimi prodotti. Questa è una scena rossa, vedete proprio ancora la differenza di intensità luminosa. Possiamo diminuire l'intensità luminosa, possiamo aumentarla. È possibile comandare le luci per fargli fare l'arcobaleno, quindi continuare a cambiare colore. Una cosa che ho notato è che sia la striscia LED che la lampada non sempre si sincronizzano con le lampadine, ovvero sono più lente a cambiare colore e quindi non risultano coerenti con tutto il sistema. Probabilmente Xiaomi, nonostante abbia dato il permesso di controllare tutti gli apparati in un gruppo unico, hanno proprio dei tempi diversi per cambiare colore e questo porta a delle differenze cromatiche. Non è importante, alla fine non è che la cosa bella di questi apparati sia che si illuminino tutti insieme nello stesso momento, è che una volta impostati abbiate un'illuminazione coerente e comunque gradevole alla vista o comunque funzionale ad un obiettivo. Io le uso principalmente per l'illuminazione dei miei video e sono molto contento della resa cromatica in video. L'app E-Lights comunque permette di fare tante altre cose, è possibile controllare le lampadine a tempo di musica, è possibile fare una foto e adattare la luce al colore della foto, sono tante le funzioni che si possono fare. Poi sul mio sito troverete una recensione un po' più dettagliata, adesso nel video è proprio delle impressioni, non voglio spappolarvi un sacco di dati tecnici, non servono a nessuno. Quindi in definitiva vi dico, le lampadine ve le consiglio davvero tanto, sono ottimi prodotti, costano relativamente poco, in offerta arrivano anche una 10-12 euro, prezzo pieno stanno sui 16, tra i 16 e i 20, dipende dai periodi, più verso i 16 comunque, e sono davvero ottime. La striscia LED anche non è niente male, ricordatevi solo che l'alimentatore è integrato con la striscia e ovviamente alla presa cinese, quindi ovviamente dovete organizzarvi con un adattatore. Io di solito utilizzo un adattatore del genere. Questo è della
Questo della Vima l'ho preso su Amazon, costano parecchio. Purtroppo questi qua mi servivano d'urgenza, li ho presi su Amazon, costano davvero tanto. Se riuscite a trovarli magari in giro qualche brico, costano sicuramente meno. Quindi, ricapitolando, sto dicendo lampadina elettrici LED, ve le consiglio, davvero ottimi prodotti, funzionano bene, non costano tanto e possono rendere una postazione da gaming, da lavoro, sicuramente più attraente e anzi, a volte sono molto utili anche per rilassare gli occhi avendo una luce soffusa di sottofondo mentre lavorate. La lampada costa tanto, costa davvero tanto, bella esteticamente, mi piace, bellissimi l'idea dei comandi touch, è possibile comandarla da qua, è possibile cambiare colore, è possibile switchare modalità, quindi passare da un colore bianco e scegliere l'intensità del bianco a un colore fisso o far alternare i colori. Quindi il comodo di questo prodotto rispetto agli altri che pienamente controllabile anche manualmente, quindi non necessita dell'app. Con l'app diventa una cosa in più, però è possibile comandarlo completamente anche a mano. Esteticamente è bella, però per come la vedo io il prezzo è esagerato. Se non la trovate in offerta, sta su 45 euro, 40-45 euro, non ne vale la pena. La consiglio solo agli appassionati della marca o comunque per avere un insieme di prodotti smart, ma di per sé non ha nulla che ne giustifichi il prezzo. Anche qui arriverà direttamente con l'alimentatore con la presa cinese, quindi le vostre amiche serviranno sempre. Veniamo ora infine alla palfoniera da soffitto. La palfoniera, devo essere sincero, mi ha sorpreso per la quantità di luce. La quantità di luce che emana è tantissima. Io avevo un problema di illuminazione nella sala, avevo una palfoniera troppo piccola ed era una palfoniera a due lampadine, ma puntualmente la sala era molto cupa. Grazie alla palfoniera della Xiaomi adesso non ho più questo problema perché se metto l'intensità al massimo diventa quasi accecante, non si riesce a stare in sala, davvero una quantità luminosa enorme. È possibile ovviamente comandarla da cellulare, non tramite l'app eLights, che è quella che ho usato prima per comandare gli altri oggetti, ma tramite l'app Mi Home. Quella degli eLights è un altro modello, ve lo lascio in descrizione se volete, quello funziona esattamente come questi prodotti. E parliamoci chiaro, delle illuminazioni secondarie ci sta che io devo tirare fuori il cellulare per comandarle, mi va benissimo. Però l'illuminazione principale di una sala, che io debba star lì ogni volta, tirare fuori il cellulare e sistemarla e gestirla, non è il massimo. Io posso farlo perché mi piace magari smanettare, divertirmi, però i miei genitori non possono star lì col cellulare ogni volta, loro vogliono andare a accendere l'interruttore. E qui nasce il primo problema. Senza questo, che è il pulsante cui parlavo l'altra volta, che vendono singolarmente dalla palfoniera, il controllo della stessa è molto scomodo. Praticamente, se voi accendete l'interruttore una volta, la lampada parte in modalità luce bassa, colore caldo. Se accendete la seconda volta, fa intensità media con un colore misto tra caldo e freddo. Se accendete la terza volta, spara la luminosità al massimo e tiene un colore molto freddo. Questa è la gestione che si può fare dall'interruttore. Il problema è che non è molto intuitiva, cioè devo accendere 3 volte l'interruttore per avere una determinata intensità, non è il massimo della comodità, parliamoci chiaro. Inoltre, se voi vi dimenticate un'intensità, la prossima accensione sarà quella successiva, quindi dovete fare il giro ogni volta. Non è affatto comodo, mentre con l'amichetto qua vicino migliorano le cose incredibilmente. È possibile accendere e spegnere, è possibile scegliere la temperatura del colore e aumentare e diminuire l'intensità. Con questo la vita si semplifica tantissimo, l'app non la userete mai, ve lo garantisco, una volta che hai questo l'app non la userai mai. Questo qua si tiene vicino al muro, si usa questo anziché l'interruttore normale che rimane sempre acceso, si spegne da qui, mantiene memorizzata l'impostazione. Con questo cambia completamente, funziona benissimo. Quindi la consiglio, sì, la consiglierei, costa un pochino, però la qualità è molto buona, è impermeabile alla polvere, quindi funziona bene, davvero niente male. Lo schifo che ho trovato una vecchia palfoniera che era di quelle aperte era enorme, quindi il fatto che sia impermeabile alla polvere mi piace tantissimo. Piccola nota, mi ha dato fastidio, sia delle lampadine che della palfoniera hanno il grande difetto che se noi le spegniamo dall'app o dall'interruttore, quando la corrente va via per qualche motivo, vi troverete le lampadine accese, resettate col colore normale.
Questo non è affatto simpatico, io ce l'ho in camera, è capitato una notte che è andata via la corrente per via del maltempo, mi sono svegliato con tutta l'illuminazione praticamente accesa e anche la palfoniera in sala accesa. Non è nulla di grave, per carità, eh. Però non è neanche nulla di simpatico, preferirei che magari con una mancanza di corrente, non so, rimangano spente di default e poi bisogna accenderle, non lo so. Si poteva trovare qualcosa di meglio come configurazione. Però vengono aggiornate spesso, il firmware di tutti i prodotti è stato aggiornato già una volta, quando ce l'ho, si collegano bene, funzionano bene, quindi tutto sommato sono prodotti buoni, sulla Xiaomi si può andare quasi a colpo sicuro ormai. Quindi scrivetemi nei commenti qualsiasi altra domanda che magari non ho affrontato e sono disponibilissimo a rispondere, rispondo nel minor tempo possibile. Troverete sul mio sito, che lascio comunque in descrizione, anche una recensione più dettagliata, lì sullo scritto vedrò di essere più esaustivo anche sui collegamenti, sulle parti un po' magari più noiose. E se questo video ti è piaciuto ti invito a lasciare un mi piace e magari a iscriverti al mio canale. Per il resto è tutto, ci vediamo a un prossimo video. Sing to the morning, countless hours spending by your side. You look at me, I'm soaring, seeing all the truth behind your